Come sai, gestisco un piccolo B&B da ormai 5 anni, quindi tra le mie attività imprenditoriali c'è anche quella di seguire l'attività turistica e i flussi turistici un po' in città e quindi di conseguenza nel territorio regionale e siciliano e trapanese. In questi giorni vedevo che montava quest'appello molto grazioso dei posti più rappresentativi di un tour siciliano per il turismo di prossimità. Per quello che potrà essere uno dei primi modi di ritornare alla normalità, provando anche a limitare i danni, perché è chiaro che il settore turistico sarà quello o uno tra quelli che certamente subiranno e pagheranno il prezzo più caro, non soltanto in Sicilia, non soltanto a Mazara, dalle presenze turistiche dipendono anche la ricchezza delle attività di ristorazione e tutto il mondo che gira attorno agli spostamenti e ai viaggi. E allora in questi giorni vedevo che su Facebook montava questo invito molto bello sui siti più importanti di un tour virtuale, diciamo di un tour in Sicilia, sui siti più importanti facendo un giro della Sicilia. E come tu sai, una delle mie grandi passioni è il cibo e il buon bere. E allora mi sono così dilettato a. Conosco bene queste tue attitudini. Mi sono, diciamo, ho immaginato un tour che proporrei a dei miei clienti o a dei miei amici per la provincia di Trapani, che è il territorio che conosco meglio e che, insomma, perdonami un po' di campanilismo, ci sta. E quindi questo tour virtuale assaggia, ecco, e beve, le prelibatezze, le cose più importanti che ci sono, nella nostra provincia. E poi ovviamente sono soffermato su Mazara per ovvi motivi di campanilismo. E che ha dalle nostre parti il turismo estivo è mare, è arte, è natura, è società, ma è tantissimo enogastronomia. La cucina trapanese, la cucina siciliana, la cucina mazarese sono certamente dei punti di riferimento e delle prelibatezze. E dico, tante persone sono certo che vengono e tra le cose che apprezzano di più, oltre alla nostra ospitalità, è proprio la nostra qualità dei prodotti e la nostra maestria di ristoratori, di operatori del settore che lavorano veramente bene.